per il poco vento di troppo. Ce l'ha fatta anche Melluzzo, il siciliano, quindi come spesso è accaduto in passato, gli isolani, grandi velocisti, un siciliano ed un sardo. Qui c'è Abeikun Mudianselage, il cingalese, Arthur Cissé, che a questo punto diventa il favorito, Cotivoir, Costa d'Avorio, Jan Volko, il campione d'Europa di due volte fa, o di una volta fa, visto che quello in carica è... Melluzzo è interessante perché si era rivelato due o tre anni fa con una vittoria, un ottimo piazzamento alle Olimpiadi Giovani, quelle proprio dei ragazzi sui 100, poi ha avuto problemi l'anno scorso perché è stato inserito, doveva fare il concorso per gruppi sportivi militari, quindi ai campionati di categoria è andato, ha ripiegato sui 200, è andato così. Molto interessante anche Lorenzo Patta, 10 e 18 proprio in batteria, vediamolo alla conferma. Comunque, in precedenza stavo dicendo vice segretario generale Ormi Sovien, che sono cambiati gli assetti da questo punto di vista. Sempre a proposito di Sicari. E siamo alla finale. Amaury Golitain, il campione del Mediterraneo Under 23 di Jesolo. Lorenzo Patta. Una bella attesa per vedere se c'è qualcuno che possa proporsi per i 6-7 della 4% dei giochi di Tokyo. Ne cerchiamo uno. Anche per 4, perché non è che sia cristallizzata, che sono arrivati secondi ai campionati. Ci vorrebbe un grande partente. Abeikun Mudianselage, Sri Lanka, che non sarebbe male che il romano d'adozione fosse romano a tutti gli effetti. Arthur Cissé, Costa d'Avorio, Matteo Melluzzo, Jan Volko. E molto bene intanto anche Patta, molto bene, attenzione a questo 10-13, attenzione, 10-13, potrebbe aver vinto lui regolare. Stavolta il vento è regolare, 1-3 mi pare d'aver sentito, 10-13 o Cissé o Patta, più probabilmente l'Ivoriano, il vento a favore, però Patta a poca distanza, con vento regolare, è andato anche più forte di quanto aveva fatto con vento di troppo. E adesso aspettiamo anche quest'altra bella notizia di vedere il ragazzino ventenne 2000 sardo. Il suo allenatore si è inventato Annarita Angozzi, Valentino Ucchettu, Giorgio Marras, Milko Campus, scusami, un estemporaneo Itta sui 400 ostacoli, parlando di Francesco Garau, sì, parlando di velocità e annesse connessi sarda, poi vedremo Dalia Caddari, sì. Fabrizio Fanni, quell'allenatore. L'altro allenatore. Li chiamava, quando facevano la staffetta, Stefano Tini li chiamava la Sardo per cento. Ah, ma c'era la Sardo per cento? La Sardo per cento. Marras, Floris, Floris, Asunni, Puccioni. E lì c'era Gianfranco Dotta, che era esatto, il mago. Della... E non dimentichiamo che Marco Mura dice suona, niente. Suona... Origini paterne sono quelle, Sardegna, Icnusa. Bene Patta, ma a vederlo così sai che corre proprio bene, migliorato anche da questo punto di vista, leggero, mi è sempre facile. Piaciuto, ma è ancora migliorato nella qualità, sì. Nell'eleganza, volete darcelo questo tempo o no? Patta, grande accelerazione di Cissé, però poi nella parte la finale ma lui bello, guarda qua, guarda qui come lanciato. Torna sotto Patta, che gli arriva vicino, lo batte? Ah, si è anche ma forse si è rialzato dopo la linea. E infatti perché... questa attesa è proprio dal photo finish. Sono in tre, mi sembra. Sì, anche su questo lato qui. Bel 10-13 che potrebbe essere arrotondato di qualcosina in più, di qualcosina in meno. Un centesimo, massimo due. Per cui il primato di Patta c'è tutto. Era più importante puntualizzare quanto fosse il vento. Infatti sono lì che non capisco. Mudianselage. Mudianselage, eccolo qua. Sì. Il cingalese. Ragazzo allenato proprio da Claudio Licciardello. Sta discutendo, sì, stanno guardando, stanno leggendo il photo finish, che poi lascia il tempo che trova, perché conta il tempo che figura e che rimane. E guarda che fare 10-13, poi bisognerà metterci altri risultati di ranking. È vero che il minimo è 10-05, ma non sono tantissimi, si può anche pensare e sperare di andarci individualmente alle Olimpiadi, non solo come staffetta. Parlo di Lorenzo Patta, oltre che di Abeikun Mudianselage, che probabilmente ci sarà. C'è 0,5 il minimo e 56 sono gli ammessi. Gli atleti
per fare il numero pronti chiuso quando volete. Vediamo il bello ritorno di Mudian Selage, ma